E allora ecco qui Runfola e Tarantino che rappresentano, rappresentano oggi i Real Orange in versione Coppa. Questa versione Coppa funziona, cioè, alla faccia di chi diceva che questi, queste squadre di Serie C se non bastano la Coppa. Invece non è così, no, voi siete una testimonianza, avete potuto tra l'altro una squadra di Serie B. Ci sono io. Questo Runfola, Runfola che dà fantasia all'attacco dei Real Orange con Gian Lombardo che ci mette un po' di pepe. No? Adesso non lo vuoi dire. No? C'è il pepe, lui ce lo può mettere, quello è fa addormentare poi a tutti. Addirittura. No, no, comunque ci devi dire buon Gaiano, buon Beca, buoni tutti. Buoni tutti. Questo 8-2, ditemi voi dove sta il difetto della partita di oggi. No, non è che ci sia la sbavatura. Più altro abbiamo giocato bene. No, non nel senso di fortunato, mi ho giocato sì, bene, poi comunque ci fu Gaiano e comincia a fare le cose giuste, comincia a giocare bene. Io l'avrei Gian Lombardo, cioè, gli attaccanti cominciano a capirsi, insomma. Scusa, ma se togli Gian Lombardo, chi segna? Io. Rufo. Ma Gian Lombardo è un attaccante fisico, alto. Fisico, non sa prendere fisico, è alto, ovviamente. Pallone di testa tu sicuramente non le puoi prendere. Ma io forse non più. Assedio di testa, stavo sentendo di testa. È stato dato due gol, ma lui, è dopo farti capire quanto è scarso, mi dà la palla al secondo palo, ma la guardate la sottene piedi, ma la dà in testa. In testa, e lui non riesce a segnare. Però vabbè, vabbè. Comunque, soddisfatti, anche, sì. Potrebbe essere anche un buon allenamento in vista della partita di campionato. Sì, sì, ben presi. Che ne conosco due. Che oggi hanno giocato in coppa, hanno battuto Deportivo la Servezza. Bello, 4-2 mi sembra finita la partita. E quindi non sono tolta, vedere. No, no, giochicchiano, giochicchiano sicuramente. Due ne conosco. Vabbè, tutto da vedere. Poi io volevo fare saluto a tutti i nostri tifosi. Tutti i nostri tifosi. Siete inutili tranne Chiara. Poi tutti inutili. Chiara. E basta. Chiara è l'unica che si salva. È la più inutile. Inutile, non lo so, fai tu. Ma per il fatto del domandone? No, per il fatto, a parte il domandone è l'ignoranza, proprio con me che suggerivo da dietro non l'hanno saputo dire. Comunque, non si presenta nessuno al campo. Rufo la merda! Ora buoni siete Bulldog, eh? Buoni! Hanno perso. Hanno perso, naturalmente. Quando ci me ne sono andato io che possono fare. Ecco. Va bene, ragazzi. Un saluto ai tifosi inutili che abbiamo, grazie. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao.